Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi effettueremo un unboxing particolare. Particolare proprio perché il contenuto di questa scatola è assolutamente meraviglioso. Per gli appassionati di Formula 1 storica e comunque sia appassionati di Ferrari, quello che sto per unboxare ha un valore totale. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito cosa contiene questa scatola. Eccola qua. Abbiamo qui di fronte a noi la bellissima Ferrari di Niki Lauda del 1977. Onestamente è una scala 1:18 di Model Car, quindi un'azienda che fa modellini di medio livello, ma per collezionisti, perché comunque insomma, i dettagli, le verniciature, le decal sono curate in una certa maniera. Anche i modelli che producono sono dei modelli di un certo spessore storico e collezionistico, quindi è difficile trovare da questa azienda dei modellini nei trend, diciamo, che ne so. La Formula 1 moderna non viene prodotta da Model Car, però magari, come in questo caso, la Ferrari di Niki Lauda, per motivi che io non conosco, è stata scelta ed è stata messa in produzione. Come l'ho vista, io ho subito capito che sarebbe stata mia e l'ho ordinata. Poi i tempi tecnici per farla arrivare, insomma, questa è stata una spedizione partita dalla Germania e quindi oggi è appena arrivata, come ho avuto un momento, vi sto registrando questo video che guarderete, spero, in tranquillità. Se questo genere di video vi piace, vi invito a seguire il canale e a mettere un like, perché è bello magari ritrovarsi tra appassionati e discutere su questi particolari, su questi dettagli, su questa passione che è anche il modellismo statico, e poi magari per commentare più avanti insieme quello che è effettivamente una collezione, la mia collezione, la vostra collezione. È sempre un piacere parlare di questo, almeno per quanto mi riguarda. Comunque, dicevo, le dimensioni, trattandosi di 1:18, sono molto piccole rispetto a dei modellini, come dire, insomma, moderni, ma non perché le scale nel tempo siano cambiate, ma semplicemente perché le macchine 40, 45, 50 anni fa erano davvero, davvero piccoline. Ma vi mostro nel dettaglio questo bellissimo modellino. Eccoci qua. Allora, questa è la Ferrari usata da Niki Lauda nel 1977, vincitrice del Gran Premio di Zandvoort. Zandvoort è entrata comunque l'anno scorso, di nuovo dopo uno stop di diversi anni, nel calendario della Formula 1, il Gran Premio d'Olanda di casa di Verstappen. Ma le ruote, trattandosi di un modellino per collezionisti, non sono sterzanti, sono soltanto ruotanti, quindi con questi modellini non si può giocare, o se si gioca comunque sappiate che state perdendo un valore. La confezione viene venduta con una base molto particolare, bella, che ripropone un cordolo interno verso destra. Si possono staccare queste alette in questa in modo tale da avere il modellino, e poi, se sarà il caso, magari di mettere una teca protettiva. Io al momento la lascerò nel suo cartone, così viene protetta dalla polvere. Ragazzi, i modellini purtroppo soffrono tantissimo la polvere. La base è agganciata con 4 viti, quindi il modellino è abbastanza solido rispetto alla base, e penso che la curvatura di questa base, che non è del tutto dritta, sia dovuta proprio al fatto che hanno usato 4 viti. E purtroppo questi dettagli fanno la differenza, perché si imbarca un po' da questo lato e forse l'hanno stretta troppo. Comunque, magari provo a mollarle io e poi magari mettendo una teca si raddrizza. Comunque il modellino è molto pesante, piccolino, compatto ma pesante. Vi invito a guardare queste verniciature. Raga, le verniciature, secondo me, negli ultimi periodi, complice la Ferrari, insomma, e le vernici che si usano in questo momento, secondo me non sono più reali. Io, fortunatamente, al museo di Maranello ho visto questa vettura, perché la vettura è diventata campione del mondo qualche mese fa, qualche anno fa era in esposizione,
non era così. Questo è un rosso, non è lucido, non è un rosso vivo, è un rosso molto porpora. Non so perché ultimamente tutte le verniciature, anche nella collezione Centauria, hanno riproposto la Ferrari di Schumacher, la F2003 GA, con un rosso che non era quello ai tempi. E evidentemente, purtroppo, i pantoni non vengono riproposti nella, come dire, insomma, nella tonalità giusta. Io non so qual è il processo di sviluppo di un modellino, ma sicuro le verniciature ai tempi non erano di questa gradazione. Il modellino è veramente molto ben fatto. Tutto ciò che vedete, prese d'aria, bocchette, è tutto 3D, eh? Tutto 3D, quindi non è disegnato o stampato, cioè ha proprio il rilievo. Le prese d'aria, bellissima prese d'aria inferiore. Nel casco si può vedere anche un personaggio simile a Nicky Lauda. Vediamo se il casco si toglie. No, non si toglie il casco. Ma sarebbe bello magari per chi avesse voglia, tempo e anche un po' di manualità, magari riuscire a inserire dentro un personaggetto con le fattezze di Nicky Lauda, magari ridipingendolo, perché questo è proprio bianco, non c'è neanche. Non ci sono neanche gli occhi disegnati. L'alettone è enorme, però era enorme nelle proporzioni delle auto di quel periodo. Raga, tutti sappiamo cosa è successo a Niki Lauda e come è arrivato alla stagione 1977. Lauda di fatto ha vinto quel mondiale, il secondo mondiale in Ferrari dopo quello del 75. Il 76 perso a opera di Hunt, per quella grandiosa sfida che purtroppo fu un po', come dire, insomma, sbilanciata dall'incidente al Nürburgring dell'agosto del 76, e nel 77, dopo essere ritornato in pienissima forma, vinse con tantissimo preavviso il mondiale il mondiale, insomma. In effetti le ultime gare del 77 le ha corse con questa vettura, Gilles Villeneuve, e dal 78 insieme a Carlos Reutemann è diventato il secondo pilota Ferrari, dopodiché un'altra storia di passione e di ferraristi, insomma. Però, insomma, è un modellino che ha il suo perché. Questo modello in particolare di Model Car esce anche nella variante col numero 12 di Carlos Reutemann. Io chiaramente ho scelto la 11 di Niki Lauda, anche perché è stato un grandissimo campione. Nulla da togliere alla vettura numero 2, però, visto che volevo comprarne solo una, ho preferito prendere quella del pilota campione del mondo. Raga, allora, se questo video vi è piaciuto, vi invito di nuovo a lasciarmi un like e ad iscrivervi al canale. Io periodicamente, se compro qualcosa di nuovo, ve lo mostro, ma ho anche un po' di roba che ho già da volervi mostrare. Quando avrò un po' di tempo, caricherò sicuramente tutto. Magari anche grazie al vostro supporto sarà più semplice trovare il tempo per mostrarvi quello che ho. Se vogliamo parlare di Formula 1, di modellismo, quello che volete, potete seguirmi su Model Lovers su Instagram. Poi vi lascio qui sotto il bottone per poter accedere e vedere un po' quello che è la mia collezione. Ciao a tutti e grazie.